Uscire dai bassi fondi della classifica e guardare con ottimismo al futuro hanno tanto in comune San Buceto e Penne che necessitano di strappare l'intera posta in palio in una gara che promette moltissimo. Le due formazioni devono fare a meno di diverse pedine ed entrambe dei portieri titolari. Dedeo e D'Amico, out per infortunio, vengono sostituiti rispettivamente dai fuoriquota Di Donato e Egidio. Fischia Battistini Di Lanciano. Alla prima occasione di cronaca il San Buceto va in vantaggio sugli sviluppi di una punizione. Marfisi scodella per Micci che è destro al volo e 1-0 per i Viola che vanno a segno col giocatore più rappresentativo. Risposta del Penne affidata alla percussione di Di Fazio con la conclusione che si spegne sul fondo. Cutilli serve ancora Di Fazio in profondità, il numero 9 spaventa Di Donato con un colpo di testa nella circostanza troppo debole. Sul versante opposto serpentina di Micciche che scarica per Caro, sinistro facilmente bloccato da Egidio. Sfonda sull'asse sinistra la squadra di Ronci, Pellecchia divora il raddoppio ma l'assistente ferma tutto per fuori gioco. Cresce il San Buceto, slalom di Micciche destro che fa la barba al palo. Nella ripresa il Penne non ci sta e tenta subito di pareggiare l'incontro. Rossi ha la chance per l'1-1 ma Di Donato si oppone con un grande intervento e tiene a galla i suoi. Nel momento di maggior pressione dei Vestini il San Buceto punisce negli spazi. Accelerazione spaventosa di Bruni che lascia sul posto Rodriguez in diagonale fredda Egidio. 2-0 e terzo gol in campionato per l'attaccante di Mister Ronci. Si fa notte fonda per il Penne che poco dopo subisce l'episodio che spegne la partita. Fallo di mano di Grande e il solito Micci che dal dischetto batte con freddezza Egidio. Straordinaria la prestazione del numero 17 che continua a creare pericoli destro, sinistro e palo esterno a negargli la tripletta. Non è giornata per la formazione di Aielli, Guerra apparecchia la tavola per Cellucci che a tu per tu col portiere non riesce a inquadrare la porta. Allo scoccare del 90° Di Donato combina un pasticcio ma rimedia subito evitando il gol beffa e tenendo la sua porta inviolata. Cala al sipario la cittadella dello sport, il Penne si lecca le ferite al cospetto di un San Buceto che cala al tris e inizia la risalita in classifica. Mister Ronci, un successo prezioso quello di oggi, costruito bene, con un gol nel primo tempo e poi nella ripresa siete riusciti ad allungare. Sì, era importantissimo vincere la partita di oggi, nonostante avevamo molti problemi di formazione, quindi i ragazzi sono stati molto bravi, ma era importante vincere questa partita, soprattutto per il morale. L'abbiamo fatto bene, secondo me, giocando un grande primo tempo, potevamo già chiuderla il primo tempo, non ci siamo riusciti. E abbiamo avuto un attimo di sbandamento prima del 2-0 e là mi sono un po' arrabbiato pure con i ragazzi, poi ne abbiamo parlato un attimo dopo la partita e abbiamo allentato forse un po' di concentrazione. Il nostro portierino ha fatto una gran parata, se ci fanno gol uno pari probabilmente cambia la partita, meno male che non è successo. E poi abbiamo trovato il secondo gol e lì la partita si è messa in discesa, poi l'abbiamo chiusa definitivamente. Però sono contento che è la seconda partita consecutiva che non prendiamo gol, ne avevamo presi talmente tanti prima che adesso dobbiamo mettere a posto questo tipo di risultato negativo, no? E dei gol subiti, quindi sono contento per questo, che stiamo iniziando ad avere un po' di solidità e se non prendi gol poi le partite le puoi anche vincere. Mister Aielli, sconfitta sul campo del San Buceto, possiamo dire che la vostra partita si racchiude in un ottimo secondo tempo e poi nel vostro momento migliore è arrivata la mazzata del 2-0 e poi 3-0 sul rigore. Sì, esatto, dispiace perché il risultato non rispecchia la prestazione assolutamente. Nel nostro momento migliore potevamo andare sull'1-1, purtroppo abbiamo subito il secondo gol e da lì un po' la partita è cambiata. Però un peccato per i ragazzi, noi dobbiamo pensare a rimetterci un po' a posto, dobbiamo aspettare un po' gli infortunati, squalificati, e penso che a formazione completa, a organico completo possiamo dire la nostra, quindi non ci arrendiamo, già da domani pensiamo alla partita di domenica.